La tristezza del nostro saluto a Nadia è contrastata dalla forza di ritrovarci insieme come fratelli e sorelle. Così il vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziola, ha iniziato la cerimonia funebre per Nadia De Munari, la suora laica barbaramente uccisa a Cimbote in Perù. Per ospitare il maggior numero di persone rispettando le norme anti-Covid, il funerale è stato organizzato al Palasport. L'omelia invece è stata proferita dal vescovo di Huari, Giorgio Barbetta, che aveva accompagnato Nadia nel suo ultimo impegno, organizzare asili nido gratuiti per centinaia di bambini soli, un angolo di paradiso nell'inferno della baraccopoli peruviana. È successa una cosa più grande di noi, nel male e nel bene. La commozione è densa, palpabile. Oggi Schio si è davvero fermata per accogliere Nadia, a partire dal mattino, con la camera ardente allestita in Duomo. Sì, abbiamo decretato 3 giorni di lutto cittadino e abbiamo chiesto alla Regione e allo Stato di essere vicino a noi e ci è stato concesso. Come amministrazione comunale abbiamo portato oggi in giunta un documento per il quale sosterremo i costi di rientro di Nadia dal Perù. Vogliamo dare un messaggio, cioè tutto ciò che viene raccolto non deve essere speso per i costi vivi di questo funerale, ma deve essere devoluti a proseguire la missione che Nadia stessa stava portando avanti. In questi giorni abbiamo davvero sentito tutti quanti una grande partecipazione, come se fossimo tutti, pur essendo anime diverse, una grande famiglia. Non solo i volontari dell'Operazione Matto Grosso, ma anche tanti missionari, la Chiesa Vicentina, la Chiesa Mondiale, vorrei dire, ecco, si sono fatti presenti, compreso Papa Francesco, con un messaggio alla famiglia. Faccio anch'io il gesto che faceva Nadia con i bambini quando salutava Dio perché era finito il momento della preghiera. Il gesto era questo.